Prima di acquistare le proteine in polvere, guarda questo video perché probabilmente ti stanno un po' truffando. Ciao a tutti, per chi fosse nuovo qui, il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale e sono una delle pochissime persone ad affrontare l'integrazione senza conflitti di interesse. Ciò significa che su questo canale, ok, non ci si basa sul sentito dire o perché io abbia delle promozioni con i vari brand e quindi vi debba dire comprate questo brand di proteine, comprate no, qui non funziona così. Lo so, sembra strano, ma non funziona così. Noi qui andiamo a vedere ciò che gli studi ci dicono e lo andiamo ad applicare nell'integrazione di tutti i giorni. Per questo motivo, per aiutare più persone possibili, ok, a proteggersi da tutti questi fuffa brand, tutti questi fuffa influencer, ho lanciato il mio percorso chiamato La rivoluzione sull'integrazione, che spiega tutte le informazioni che una persona deve sapere in termini di aumento di massa muscolare, perdita di grasso, salute, in termini di integrazione, e in più fornisce le mie analisi imparziali dei vari prodotti, tutti, ok, quelli provati scientificamente, dei vari brand di integrazione. Lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti se vuoi smettere di comprare spazzatura. Bene, come ho detto nell'introduzione, torniamo a parlare di proteine. Ormai nel corso degli anni ho fatto decine su decine di video inerenti la tematica di come andare a selezionare delle proteine di qualità da quelle non di qualità e andarle a confrontare rispetto alla media di mercato. E benché in questo video andremo a parlare di proteine, non andrò a ripetere niente di ciò che abbiamo già visto nei video precedenti. Infatti, la tematica che andremo a vedere oggi, e in particolar modo saranno due tematiche, derivano da un nuovo aggiornamento commesso adesso, ok, all'interno della rivoluzione sull'integrazione, quindi se sei un membro, riscaricata perché è stato aggiornato, e come dicevo, non avevo mai parlato. Il motivo è che potrebbe sembrare una tematica avanzata che in poche persone magari sarebbero interessate andare a ricercare, ma siccome ultimamente sto ricevendo diversi messaggi privati, perché poi chi ha accesso alle mie guide, al mio contatto diretto, mi può fare le domande, ho detto no, ok, qui c'è da farci un video. Allora, dovete sapere che nel processo di produzione delle whey, la materia lavorata non contiene solo proteine, quindi non è 100% proteine, ma abbiamo anche batteri, grassi, lattosio e una parte di caseine. Bene, per riuscire, ok, ad eliminare in parte o in toto queste componenti appena annunciate, si ricorre ad una procedura chiamata filtrazione. E perché voglio parlare di filtrazione? Perché molto spesso diversi brand rivendono il metodo di filtrazione, adesso poi ne parliamo, differenti come magari più avanzati, come quelli che ti faranno mettere più massa muscolare o altra roba del genere. In realtà, come vedremo, spoiler, non funziona in questo modo. Ci sono però altri vantaggi e adesso poi li andremo a vedere. Esistono diversi metodi, ok, di filtrazione. I più utilizzati sono l'ultrafiltrazione e la microfiltrazione. Queste due procedure si contraddistinguono da altre, ok, per il fatto di non andare ad utilizzare né sostanze chimiche né per la procedura né calore. E questo ci interessa in quanto le proteine non verranno denaturate e adesso ne parliamo. Altre volte invece il brand magari ti dice no, noi utilizziamo la cross flow filtration, vendendola diciamo come un metodo avanzato. In realtà è una super cazzola e l'unico vantaggio di utilizzare una procedura di questo tipo è solo per il produttore, in quanto ottimizza per il produttore il quantitativo di proteine prodotte, ma tu come consumatore in termini di benefici, in termini di salute, di massa muscolare non avrai benefici. E poi molto spesso magari invece troviamo lo scambio ionico e anche in questo caso molto spesso viene venduto come il metodo innovativo, ricercato e quant'altro. In realtà non lo è, e l'unica differenza rispetto all'ultrafiltrazione e alla microfiltrazione è il fatto che le proteine vengono denaturate, quindi con i primi due vengono denaturate in quanto non viene utilizzato né calore né sostanze chimiche, mentre con lo scambio ionico sì, e quindi vengono denaturate. Ora, in termini di crescita di massa muscolare, qualsiasi di questo meccanismo non è più avanzato degli altri e non avrai benefici in più. Il quantitativo di proteine che andrai ad assumere, ok, con uno, non sono più avanzate o altro. Il quantitativo è quello. Ciò che cambia, come abbiamo detto, è la denaturazione, ma non fatevi fregare. Ora, per quanto riguarda la denaturazione, molte persone potrebbero dire, cavolo, la denaturazione, cioè, non sono più naturali, cosa succede? No, in realtà la denaturazione è stata una scoperta importantissima perché, per esempio, in molte situazioni vanno a rendere le proteine più biodisponibili. Un esempio sono le uova. Infatti, andando a cuocere, ok, l'uovo, le proteine contenute all'interno dell'uovo diventano più biodisponibili. Infatti, dal 50% di biodisponibilità passiamo al 90% di biodisponibilità. E proprio il fatto che vengano sottoposte al calore le va a denaturare e le rende più biodisponibili. Quindi non c'è da spaventarsi e dire, ah cavolo, denaturazione non va bene, oppure rischio di buttare via le proteine, perché molto spesso mi viene chiesto, ma le posso cuocere le proteine
proteine, ma mi succederà qualcosa, si rovinano? No, non si rovinano. L'unico motivo per cui una persona debba andare a valutare, ok, eventualmente una forma di filtrazione che non denaturi, ok, le proteine rispetto ad una che le denaturi, sono per via dei peptidi. Anche questo termine probabilmente l'avete già trovato da altre parti. In poche parole, senza andarsi a complicare troppo, dovete sapere che le proteine non sono solo una fonte di aminoacidi, sono anche una fonte di peptidi, che sono piccole catene di aminoacidi che non vengono completamente scomposte una volta entrate nel corpo dagli enzimi digestivi. E questi peptidi, una volta entrati nel corpo, possono avere benefici in termini di salute, e in particolar modo salute cardiovascolare e in termini di sistema immunitario. Quindi quando voi trovate un produttore che vi dice comprate le nostre proteine perché sono attraverso la microfiltrazione, l'ultrafiltrazione, lo scambio ionico, l'unica differenza che voi dovete sapere che eventualmente potreste avere è in termini di salute. E siccome so che la maggior parte delle persone a questo aspetto non è un granché interessata, infatti il titolo non sarà come aumentare la salute attraverso le proteine perché non lo guarderebbe nessuno, bene, adesso hai capito eventualmente quali sono i vantaggi. È un esempio di peptide, dato che sicuramente ne avrete sentito parlare almeno una volta per via della situazione in cui siamo negli ultimi 2 anni, è per esempio la lattoferrina. E nell'aggiornamento della rivoluzione sull'integrazione sono andato ad affrontare i benefici che ciascun peptide potrebbe dare al corpo, ma in questo caso non ci andiamo a soffermare troppo. E quando è che noi riusciamo a trarre, ok, questi benefici da questi peptidi? Quando le proteine non sono denaturate. Quindi in poche parole, attraverso l'ultrafiltrazione e la microfiltrazione noi riusciamo a sfruttare questi peptidi in termini di salute. Quando invece andiamo ad utilizzare delle proteine denaturate, il discorso cambia. Infatti qui potremmo anche parlare di tutto il discorso di una persona magari che beva latte, ok, andarlo a cuocere troppo a perdere vantaggi in termini di peptidi, ma in termini di salute, non di aumento di massa muscolare, di forza o altra roba del genere. Ora, chiarito questo aspetto di come molto spesso molti brand provino a truffare, voglio affrontare la seconda tematica molto velocemente, ovvero tutta la tematica delle proteine grass fed e delle proteine organiche. Infatti molto spesso troviamo sulle confezioni delle proteine, ok, grass fed. Grass fed cosa significa? Anche se c'è scritto grass, non significa grasso, significa erba. Quindi in poche parole significa che il latte che viene utilizzato per la produzione deriva da mucche allevate al pascolo, ok, cresciute con erba. E queste spesso vengono vendute come proteine superiori perché allevate con l'erba, quindi mamma mia. In realtà anche in questo caso gli studi sono andati a confrontare, ok, i benefici che si ottenessero da proteine grass fed o proteine normali, non organiche, non niente, e i benefici sono esattamente gli stessi. Questo, attenzione, in termini di proteine in polvere. E non stiamo parlando di un pezzo di carne grass fed rispetto ad un pezzo di carne non grass fed, non c'entra niente in questo caso. Noi stiamo parlando di proteine che derivano da un allevamento grass fed, da uno non grass fed o uno comunque non organico. Bene, sappiate che non otterrete benefici in più. L'unico motivo per cui potreste valutare una roba del genere è una questione morale, ma io in questo caso non c'entro, in quanto noi parliamo attraverso gli studi, la morale qui non c'entra. Eventualmente però assicuratevi, ecco, che siano onesti su questo, e che eventualmente, se proprio volete fare, sia 100% grass fed. Ma comunque per tutti gli altri, siccome so che non interessa, non avrete benefici. Anche oggi sicuramente vi avrò fatto risparmiare almeno una 30 euro, ok, in proteine che magari stavate comprando e che in realtà non vi stavano dando benefici in più, e che magari compravate pensando chissà cosa. E quindi, caso strano, il prezzo è proprio giusto per entrare all'interno della rivoluzione sull'integrazione. Quindi con i soldi risparmiati entrate lì, e da quel momento in poi non butterete via più soldi in nessun integratore che non valga la pena, ok, stando agli ultimi studi scientifici, in quanto tutti i percorsi sono continuamente aggiornati, ed è il motivo per cui non lo vendo in formato cartaceo, in quanto se devo andare ad aggiornare ogni settimana e vi sto a rispedire un manuale ogni volta, probabilmente diventerebbe una roba molto costosa. E come dicevo, parliamo di tutte le casistiche: aumento di massa muscolare, perdita di grasso, salute a 360 gradi, cardiovascolare, sistema immunitario, antiossidanti, anche per esempio libido, disfunzione, qualità delle erezioni, veramente parliamo di tutto. E in più, come dicevo, fornisco le mie analisi imparziali dei vari prodotti, dei vari brand di integrazione. Lascio tutto in descrizione e nei commenti. Ricordo che se hai la mia guida I miti del fitness fatati, paghi un prezzo differente per accedere alla rivoluzione sull'integrazione. O ricordo anche che in alternativa puoi accedere alla Baldini Academy, che è l'insieme di tutti i miei percorsi presenti, passati e futuri su alimentazione, allenamento e integrazione. In poche parole, entri qui, hai accesso a tutte le mie guide, in più tutte le guide future tu le avrai gratuitamente. Anche in quel caso lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti. Noi, come sempre, ci vediamo tutti i giorni a luna. Smettete di buttare via soldi in integratori inutili. Ciao a tutti, peace.